ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccio Riccio, ovunque con te. Amici di Ciccio Riccio, ma che bello vedervi. Uno, vedervi. Due, vedervi insieme. Matteo Romano, Luigi Strangis, benvenuti. Ciao, grazie. Che belli, che è successo? Mi sento stanchi. Che sei? Che è successo? Troppi tulipani blu avete... Ah, ecco, no, perché... Sì, ne abbiamo sparsi un bel po', eh. Sì. Anzi, in realtà è una stanchezza bella. Vero, vero. No, ma siamo stanchi, no. Anzi. Forse allora, il tempo. Un po' grigio, noi lo coloriamo di blu. È meno da tulipani. Esatto. Però, insomma, voglio colorare. Allora, intanto, ragazzi, la domanda che vi hanno fatto tutti: come mai vi siete incontrati? Chi ha cercato l'uno l'altro? Allora, colpevole. Bene. Allora, okay. Perché c'era questo brano che io ho scritto appunto con Michelangelo e Paolo Antonacci e volevo dargli un qualcosa in più, pensavo appunto di dargli quel tocco di freschezza in più, anche di fare proprio un'operazione anche giovane, ho pensato proprio a Luigi, che secondo me era giusto anche un po' per aiutarmi a uscire un po' dalla mia comfort zone, che ogni tanto ci vuole, no? E quindi ci siamo sentiti, ci siamo visti in studio, ci eravamo visti un paio di volte prima, esatto. Però ci siamo poi beccati in studio e ci siamo trovati molto bene, quindi siamo non ci conoscevamo benissimo, diciamo che poi mi ha chiamato, ci eravamo visti giusto così ogni tanto, ci eravamo anche detti vediamoci in studio e poi ci siamo visti. Poi così. Matteo ha preso la scossa praticamente, no? Come quando ha avuto la stessa sensazione di quando uno prende la scossa. E anche con i capelli li abbiamo poi rilassati. Sì. Cioè, guarda, è un... No? L'hai proprio stravolto, Luigi. Che è sta storia? Aveva voglia, io, Matteo. Guarda, io non sapevo neanche dei capelli. L'ho visto, vero. Con i capelli tagliati dal nulla. E sono rimasto scioccato. Sì, non sapevo niente. Quindi no, non è stato proprio lui. Io avevo ancora i capelli. La prima volta che ci siamo beccati. Avevo ancora i capelli. Avevo ancora i capelli, bello. Avevi ancora i capelli e la voglia di leggerezza, no? Molta freschezza, anche nuovi inizi e sperimentare. Anche la prima collaborazione per entrambi e per me era veramente importante trovare qualcuno con cui fossi in sintonia. E anche perché secondo me poi più autentica anche la sintonia tra due artisti e più funziona anche la canzone in sé, quindi sono contento. Poi è anche forse il fatto che anch'io sono un po' uscito dalla mia comfort zone, anche col brano. Sì. E quindi forse questa cosa da parte di entrambi, no? ci fa bene, quindi ci fa trovare bene l'un l'altro. Ma poi vi vedo proprio bene, poi vi vedo ben, no? Ben assortiti, come si dice. Ma voi sapete che se questo è il pezzo dell'estate dovete sopportarvi per almeno 4 mesi, 5 mesi. Ma speriamo, sarebbe bello. Perché no? Quindi l'avete preventivata sta cosa, no? Sì. Ma sì, quindi sì. Hai scelto... No. Eppure, insomma, è vero, i tulipani blu sono davvero, come dire, il simbolo della tranquillità, ma anche dell'amore vero, no? Il tulipano in generale ha questa cosa. Questa vena romantica è di Matteo, no, Luigi? In realtà no. Io sono tanto romantico, ma con pochissime persone, o comunque con chi davvero mi prende il cuore, quindi... Cioè non ce l'ho dentro, non lo sembro, ma lo sono. Solo che capita chiaramente. Il romantico del romanticismo, Matteo. Sai che io e Matteo parliamo anche di scuola a volte, quindi parliamo di liceo, di cose un po'... Tormentato, il romantico un po' tormentato. Vero? Così. Un po' tormentato. Tu invece sei un romantico leggero? Sì, no, vabbè, io sono... romantico in modo strano, non so spiegarlo, perché poi ho un po' di difficoltà anche, no, ogni tanto a mostrare, farmi capire, spiegare cosa sento, no? E i tulipani blu, un gesto del genere così fisico, così anche che non devi usare troppe parole, direi che spiega tutto. Anche simbolico in realtà. Esatto, secondo me è tutto. Dimmi. Esistono i tulipani blu in natura, ma è proprio questo che forse è la forza, il fatto che non esistano, ma comunque noi hanno un significato così forte. Qua, esatto, sì. Bello, che ci sono altri progetti tra voi due? A parte un'estate in cui starete insieme, un po' di date, diciamo, insieme per ora questo, sì.
Ah, che bella, questa coppia di fatto ci piace. Ci piace questa coppia di fatto con, come dire, con i tulipani blu. Che cosa apprezzi del carattere di Matteo e viceversa, Luigi? Matteo io lo Matteo vedo tanto razionale, razionale. cioè ci pensa tanto alle cose che deve fare. Questa cosa mi dà, perché anch'io lo sono, solo che un po' meno di lui. Ok, Io giusto. cerco di portarlo, no, nelle mie avventure, no, in generale, comunque nella mia vita e lui nella sua, però in modi diversi, no? E quindi siamo i due contrasti che poi comunque si trovano in mezzo, perché Bello. troviamo l'equilibrio, l'equilibrio, Sì, equilibrio, siamo equilibrio. l'equilibrio Sì. insieme. Poi nord-sud, insomma, c'è un equilibrio da ogni Siamo no? opposti, No, è vero che completamente siete opposti. da una parte e dall'altra. Se ci Polarizzati. pensi Anche musicalmente, nel senso, non, Vero. però ci siamo trovati, ci troviamo anche negli ascolti Sì, è che vero. facciamo Quindi in avete gli realtà. stessi gusti anche poi alla fine. Sai cos'è? Che essendo il primo feat, è anche il primo Per tutti artista e con cui due. proprio, Sì, è esatto, vero. proprio un rapporto anche di confronto rispetto a quello che faccio. Io ora gli mando anche Sì, le mie è cose, cioè vero. ci Ah. ascoltiamo un po' le cose a vicenda, ci diamo i pareri Sì, è ed è vero. bello proprio anche Poi questo. soprattutto, secondo me, alla nostra età, no, che non è così usuale, no, avere già l'opportunità, la fortuna di lavorare in un modo così professionale a questi livelli. Io personalmente non avevo ancora conosciuto di prima persona e così in confidenza qualcuno che facesse la stessa cosa che faccio io, no? E la mia stessa età, quindi per me è stato proprio stimolante questa cosa qua e direi, per quanto riguarda la domanda che ci hai fatto tu prima del carattere di Luigi, proprio l'opposto, no? Per me lui è un po' più tranquillo, libero, senza regole, ovviamente nei limiti, certo. E a me Anche aiuta. senza limiti, che ce frega, ma anche senza Esatto, ma limiti, ogni anche tanto inizi sono sregolato. relativi i limiti, cioè dipende pure dalla giornata. Va benissimo, quindi c'è questo che ti piace di lui. Io non a caso ho indossato una t-shirt che è insomma un duo, adesso voglio dire come ciuffo, capisci, no Troppo Matteo? non Cioè, c'è più. come ciuffo e lui è George Michael, però tu non hai le corna, quindi non Andy, ok? Andrew, non lo sei, non lo sei, quindi. Però insomma questa maglietta è indossata per portarvi bene. Questo è un duo pop storico che conoscete, vero? Beh, insomma, Cavolo, ma poi calda ogni tanto proprio. sì. Allora possiamo dire che tutte e due siete George e Michael. Va bene, facciamo così? Ecco, così Giorgio nessuno sta a Michele, perdere. Giorgio Michele, la versione Oh, italiana. perfetto, tutte e due insieme, incarnate lui. Grazie ragazzi, davvero. Questa è una intervista, Luigi. Tu devi sapere che tutti i singoli di Matteo sono stati, come dire, sono passati da me. Da questa intervista. Quindi, se vuoi entrare anche tu nel loop, fallo, perché noi adottiamo, non facciamo interviste così, adottiamo. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao. Grazie mille. Ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccioriccio, ovunque con te.